about it. Thank God it's Salve a tutti, buonasera e benvenuti a questa ennesima puntata di Grazie a Dio è venerdì. Un saluto alla regia Marco Tuveri, siamo su sienaweb.tv e un saluto anche alla produzione Elena De Angelis, che anche oggi è riuscita a organizzare la nostra puntata con tantissime professioniste. E tocchiamo un argomento interessantissimo, perché andiamo in profondità su tematiche molto importanti. Intanto ringrazio le nostre ospiti di essere qua, ve le presento velocemente senza andare poi nei particolari, perché approfondiremo fra non molto: la dottoressa Antonella Meini, la dottoressa Caterina Vigni e la dottoressa Monica Zecchini, che sono qua con noi stasera. Allora, parleremo di alimentazione, parleremo di farmacia naturopatia, parleremo di nutrizionismo e dieta, un argomento terribile che non vorremmo mai affrontare, e parleremo anche di psicologia con argomenti, con tematiche anche molto importanti. Prima di iniziare la nostra trasmissione, il nostro appuntamento, do subito la parola a Jessica, perché ci saluta subito i nostri sponsor di questa serata. Grazie Virne, buonasera a tutti. Ringraziamo il nostro sponsor Erboristeria Essenza di Barbara Sornicola, che si trova in via Massetana 3, Rosia, Sovicille, Siena. E per l'allestimento e le decorazioni, Cartoleria Mini Market di Sabina Lorenzoni, via Grossetana, San Rocco a Pilli, Sovicille, Siena. Allora, abbiamo detto tematiche molto importanti, perché quando parliamo di alimentazione, molto spesso parliamo di alimentazione semplicemente per migliorare lo stato della nostra salute, per stare bene, per vivere bene, per crescere forti e sani. Molto spesso l'alimentazione purtroppo può diventare anche la fonte di un problema, o può essere anche un generatore di un'amplificazione di un problema. E proprio di queste tematiche parliamo stasera. Intanto la prima domanda vorrei farla proprio alla dottoressa Caterina Vigni, che è stata nostra ospite anche qualche mese fa, se non erro. Allora, lei è specializzata in alimentazione sportiva, diete, nutrizioni in differenti fasce di età, per varie situazioni anche patologiche, l'alimentazione delle donne in gravidanza. Abbiamo anche affrontato l'altra volta questa tematica, l'allattamento e soprattutto i disturbi del comportamento alimentare. È sempre più un tema così che dobbiamo in qualche modo affrontare, perché l'obesità nasce frequentemente da una cattiva alimentazione. Però io volevo anche affrontare una tematica che invece non abbiamo mai toccato con lei. Il cibo può avere un suo valore proprio sociale? Sì, buonasera a tutti innanzitutto, e sì, la risposta è sì. Innanzitutto il cibo, la convivialità, quando andiamo a cena fuori, quando ci ritroviamo con gli amici, con i parenti, questo è in realtà il valore che noi diamo quando ci ritroviamo per mangiare tutti insieme, la convivialità. Quindi ha un effetto anche a livello sociale, per lo più. Quindi quando andiamo tutti insieme a cena fuori, il cibo ci unisce, ci fa stare insieme, quindi è un fattore estremamente importante. E questo, tra l'altro, io cerco di insegnarlo sin da piccoli, sin dai bambini, perché spesso e volentieri vediamo anche nelle mense scolastiche
quanta confusione facciano, non riescono mai a stare a parlare l'un con l'altro, si parlano uno sopra l'altro. Quindi sin da bambini io cerco di insegnargli, a chi ovviamente si riferisce a me, come ci si comporta a tavola. Quindi il cibo come socialità e come convivialità è un fattore fondamentale. E parlando di gruppo, di aggregazione, credo che la prima educazione nasca proprio dal contesto familiare. Dottoressa Monica Zecchini, grazie di essere qua stasera con noi. Grazie a voi. Allora, laureata alla Sapienza di Roma, lei è specialista in psicoterapia familiare, individuale e anche ipnosi, terapia clinica. Dell'ipnosi magari non approfondiremo troppo perché è una tematica un pochino più particolare, però diciamo che l'alimentazione è una di quelle cose che si imparano proprio dal contesto familiare. A mangiare tutto, a mangiare in un modo più o meno moderato, a gustare il cibo, la prima educazione nasce lì. Sì, direi addirittura prima, diciamo che nasce nel momento in cui noi si nasce. Infatti se pensiamo al neonato, i primi momenti in cui il neonato si nutre sono anche quelli che si legano alla gratificazione e quindi di lì nascono le prime emozioni, per esempio il sorriso di un neonato gratificato a pancina piena, diciamo, oppure il pianto di un neonato in attesa di riempimento e quindi di cibo. È vero quando diciamo noi siamo ciò che mangiamo. Consideriamo anche che la psicologia si lega al cibo nel momento in cui, per esempio, pensiamo un attimo alla bocca come una barriera che ci permette di mettere dentro ciò che è fuori. Di conseguenza c'è un legame fra tutto quello che è il mondo esterno e il mondo interno. Ciò che noi mettiamo dentro non è che ci nutre soltanto e ci fa crescere per dimensione, ci fa anche crescere psicologicamente. E questo perché il cibo si lega anche alle emozioni. E infatti è proprio una di quelle domande che volevo farle. Esiste un rapporto stretto perciò fra la psicologia e l'alimentazione? Sì, certo, esiste un rapporto stretto. Se parliamo di questo io parlerei di benessere e di psicologia. E di patologia, scusate, perché il benessere proviene dalle nostre modalità di mangiare, come ci nutriamo, quando, eccetera. Ma quando queste modalità poi sono alterate perché diventano, per esempio, maniacali, si inizia a parlare anche di patologie. Le patologie più importanti che conosciamo, disturbi del comportamento alimentare, oggi sono l'anoressia, la bulimia e l'obesità. In questo caso è molto importante affidarsi proprio a uno specialista perché queste problematiche devono essere risolte proprio dall'interno, cioè scaturiscono da lì e dalla mente parte il lavoro. Sì e no. È un po' come quando si dice se nasce prima l'uovo o la gallina. Perché? Perché il neonato partiamo sempre indietro dal neonato. Un neonato ben gratificato avrà delle emozioni positive. Un neonato diciamo che subisce, che aspetta di mangiare, che non viene rassicurato nei tempi, nelle modalità giuste. Tempi e modalità giuste in questo caso significa non quando lo può fare il genitore, ma quando lo richiede il neonato. Certo. Se questa tempistica non combina, può nascere un malessere. Questo può essere un malessere che poi ce lo portiamo dietro anche da adulti. Infatti molte volte in alcune patologie questo rifiuto del cibo può avere delle radici nel fatto che il neonato è stato abituato ad aspettare più di quanto non doveva e quindi a rinunciare a gratificarsi nei modi e nei tempi dovuti.
È veramente una cosa straordinaria, se riflettiamo di quanta importanza poi anche psicologica può avere l'alimentazione. In effetti la funzione è quella di benzina, no? Noi dovremmo mangiare per dare energia al nostro corpo, per fare i muscoli, lo scheletro e per avere la forza di andare avanti. Invece poi ha anche una funzione, come dicevamo, appunto sociale, e ha una simbologia che potremmo approfondire molto. Approfitto di questo per toccare un altro argomento con la dottoressa Antonella Meini, chimica farmacologa, farmacista, naturopata, e lei lavora con i fiori di Bach, l'aromaterapia, specializzata nei prodotti naturali, tra cui i fitoterapici e le creme naturali. Allora, inutile dire che questo è un settore in grandissima espansione. C'è sempre più, ci sono sempre più persone che si avvicinano a questi sistemi per trovare una sorta di equilibrio, di giovamento, di gratificazione, di rasserenamento anche psicologico proprio con questi nuovi strumenti. Io li chiamo così, nuovi strumenti, sono molto antichi ma sono assolutamente nuovi a questo punto. Allora, qui intanto vedo il suo libro, mi piacerebbe che lei lo facesse vedere alla telecamera, se lo possiamo sollevare, perché questo è un libro intanto bellissimo, una bellissima copertina, ecco, ferma così perché ce lo inquadrano proprio bene. E poi volevo proprio affrontare con lei questa tematica, il cibo nelle persone, nella psicologia, e come la sua attività di farmacologa, come si può intervenire quando ci sono magari problematiche, quando non si ha un buon rapporto con il cibo, o quando il cibo può diventare un veleno invece di essere una sostanza positiva in noi. E buonasera a tutti. Sì, questa è una bella domanda. E, diciamo che il cibo può essere nell'antichità, no? Se si risale a tempi di Ippocrate, Ippocrate sosteneva che fa del cibo la tua medicina e fa della medicina il tuo cibo. Perché nell'antichità avevano un concetto diverso rispetto a noi, cioè consideravano l'uomo come un'unità inscindibile di corpo, mente e spirito. E che cos'è il cibo in realtà? Quello che viene definito da molti medici e farmacologi, il cibo è il primo farmaco, perché l'alimento che noi introduciamo all'interno del nostro organismo a cosa serve? Serve per nutrire la cellula, e la cellula poi farà le sue attività. E quindi è importantissimo che la cellula venga nutrita con gli alimenti di cui ha bisogno, e fra questi cito chiaramente le vitamine, i sali minerali, le proteine, i carboidrati, eccetera, eccetera. Ed è importante, infatti oggi c'è proprio questa espansione, anche nel ricercare, no, il cibo, quello più naturale, il cibo più naturale. Infatti stanno nascendo anche le aziende che sono dette a chilometri zero, dove chiaramente si ritrovano i prodotti più naturali, quindi con meno additivi chimici o pesticidi, e soprattutto alimenti che sono importanti, diciamo, per la nostra alimentazione e per il nostro clima. Perché dobbiamo utilizzare gli alimenti di stagione, per esempio? Perché il nostro organismo d'estate, per esempio, ha bisogno di nutrirsi con alimenti che danno che rinfrescano, per esempio i pomodori, le melanzane, tutte queste le verdure che nascono nel periodo estivo hanno il suo motivo di essere, cioè perché danno al nostro organismo raffreddano, no? Questo dice anche la medicina tradizionale cinese, il contrario per quello che riguarda invece i cibi invernali. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che molto spesso noi utilizziamo, per esempio oggi vanno molto di moda le bacche di goji, che sono ricchissime di vitamina C, e tutti sappiamo che la vitamina C è un antiossidante e ha tantissime proprietà. Però poi ci dimentichiamo che nelle nostre zone
Esiste per esempio la vitamina C che viene prodotta dalle bacche che sono per esempio della rosa canina e sono ricchissime di vitamina C, così come per esempio il kiwi. Oggi è stato visto che la vitamina C può avere anche degli effetti antistaminici, oppure viene usato, penso che la nutrizionista possa confermare, anche nei casi di intolleranze, no? Perché ha comunque un effetto. E è molto veramente importante, vorrei lasciare questo messaggio, proprio di utilizzare i che sono nel nostro territorio, perché quelli danno un nutrimento che è veramente superiore rispetto al nutrimento che possiamo avere da altri prodotti che vengono dall'estero. Oltretutto ha anche un'altra funzione importante il fatto di mangiare le cose del nostro territorio. Intanto non si inquina perché c'è minore trasporto quando le cose vengono acquistate nella zona di produzione. Chissà se queste frittelle che mangia la nostra Jessica, no, queste sono più che zero perché sono offerte dalla Filarmonica, perciò sono proprio qua. E poi c'è anche da dire che effettivamente essere in sintonia con quello che è il nostro momento, la stagione, aiuta a essere in equilibrio con il nostro ambiente. È un discorso molto ampio, eh? Ora approfondiamo ulteriormente. Io non lo so se ce la fa però Jessica col boccone in bocca a presentare la nostra ospite. Ce la facciamo? Sì, allora abbiamo richiamato la ospite della scorsa puntata, Francesca Raffagnino, perché ci è piaciuta e avevamo parlato un po' di te. Dici un po', mi avevi detto prima che hai delle collaborazioni che ti piaceva insomma evidenziare. Sì, allora sto lavorando alla produzione del mio EP di brani scritti da me. Delle mie canzoni scrivo sia la musica che le parole e poi lavoro all'arrangiamento insieme a Francesco Poggianti, che ha uno studio di produzione e in zona Ravacciano che si chiama Sound Clip Studio. E questo EP quando uscirà? A breve, ci sto ancora lavorando. Non ci dai anticipazioni? Sì, alcune anticipazioni ve le do appunto cantando questi brani che saranno nel EP. Sì. Bene, allora ci fai sentire Ira, che è un altro brano in inglese. Ti piace molto scrivere in inglese, mi sembra? Sì. Sì, sì, molto, però sto lavorando anche a dei brani in italiano. Bene, e questo brano, Ira? Ira è sul bullismo. Semplice. Semplice, insomma, è una tematica molto difficile, direi. Bene, sì, l'ascoltiamo. Sì. What's matter, my life? Not your business. Your eyes are full of hate. Hey, you think it's funny? She's fat. His face is ugly. So stop tormenting us. You're losers, please shut up. And I'm leaving all alone. Yeah, they want to let me down. And I don't, because I'm strong. You better run before I come. It's not true that it's only words. That's people get hurt. Who do you think you are? I'm sure I can find my way out of society today. Maladjusted, here I am. You want to bring me down? You said no one would cry if you died. And I'm leaving. Because I'm strong, you better run.
stop hurting me. And all I want is to beat you up. It's all I want and all I need is to stop making war. And all I want is to take revenge. It's all I want and all I need is you to stop hurting me. And all I want is to beat you up. It's all I want and all I need is to stop making war. And all I want is to take revenge. It's all I want. All I need is a here. And all I want is you and me. Save me. Who am I? Grazie. Brava, veramente. Jessica, abbiamo fatto bene a reinvitarla, perché la settimana scorsa ci è piaciuta tanto, perciò anche questa è chilometro zero, tutta produzione di Siena, tutta produzione di Siena. Allora, continuiamo con il nostro argomento. Non so chi di voi vuole rispondermi a questa domanda: quali patologie si legano a una alimentazione errata? Ci sono delle patologie che nascono proprio da questo? Chi vuole rispondermi? Dottoressa. Patologie che poi hanno bisogno anche di un sostegno psicologico per essere risolte, no? Sì, allora, avevamo già accennato prima un po' alle tipologie, quindi l'anoressia, la bulimia e l'obesità anche. Sono tre tipi di patologie diverse che hanno in comune due aspetti, senza scendere troppo nel patologico, cioè nei dettagli, hanno delle caratteristiche simili, che sono: uno, l'aspetto della mania, quindi la modalità di cercare o rifiutare il cibo in un modo ossessivo, e l'altro è la distanza, cioè a che cosa servono. Perché poi in realtà tutte le volte una patologia sempre produce sempre un beneficio. Infatti, se pensiamo per esempio all'anoressia, l'anoressia serve soprattutto a prendere distanza dal mondo esterno. In che modo? L'anoressica si sente molto più forte perché controlla la fame. Non è che l'anoressica non ha fame, ha fame, ma riesce a controllare questo aspetto, e quindi ha il controllo totale sul corpo e si sente superiore a tutti, e questo è il suo modo di essere distante. Al contrario, invece, la bulimica mostra la sua rabbia, tende a mangiare e vomita, e questo perché offre. In realtà noi non vediamo chi è bulimico, perché sono persone snelle, eleganti, sicure di sé, direi quasi perfette. Questo perché devono mostrare agli altri un falso sé, cioè un'immagine di sé diversa, e è il loro modo di prendere la distanza dagli altri. Diverso ancora è l'obeso, che diciamo una patologia meno pesante delle prime due sicuramente, ma comunque un aspetto patologico lo stesso, che si fa una specie di corazza, cioè una specie di muro attraverso il sovrappeso, che gli impedisce di avere dei rapporti con gli altri, che possono essere rapporti amorosi, rapporti in genere. Chi è troppo grasso, fra virgolette, ripugna un po' alla collettività, e questo è il loro modo di distanziarsi. Diciamo che è un po', se ho capito bene, è un po' come dire: posso fare a meno di tutti perché ho il controllo di me stesso, tanto ho fame ma ne faccio a meno, oppure vabbè, prima che mi facciate del male io faccio una corazza intorno, così forse non mi arriva. Poi magari la cosa non è così, insomma, perché sappiamo bene che poi alla fine non è così. Molto spesso i suoi interventi arrivano proprio all'interno della famiglia, perché io credo che ci voglia un coinvolgimento totale nel caso di queste patologie in particolare. Sì, gli interventi sono fatti un
un po' a tutto tondo, diciamo, quindi ci sono aspetti terapeutici che coinvolgono l'individuo, aspetti terapeutici che coinvolgono la famiglia, anche perché la famiglia ha sempre un ruolo determinante nell'evoluzione della malattia. Si tratta, anche qui ci sono delle caratteristiche simili in questi tipi di famiglie, sono famiglie, è riduttivo dirlo, però da un'idea, piatte, cioè sono famiglie dove non si esce da ciò che è convenzionale, non si può esprimere un sentimento, un'emozione al di fuori di, non si può parlare di, sono sempre molto strutturate, molto rigide e stereotipate, esatto, dove diciamo il figlio non riesce a trovare la sua collocazione e ancora meno a tirare fuori le sue caratteristiche di personalità, che raramente vengono accettate, anzi direi per niente. Vabbè, un argomento molto serio e anche difficile, perché io immagino la difficoltà che vivono poi queste famiglie nel momento in cui debbono affrontare la realtà. E credo che forse il primo passo è accettare il fatto che ci sia un problema e che si debba intervenire, no? Penso che sia l'ostacolo più grande poi. Andiamo ancora avanti, perché voglio fare una domanda anche a voi. Allora, intanto, come i fiori di Bach, come la farmacia, come questi prodotti, come le cose naturali, come possiamo trovare il sistema di intervenire in questi casi e chi si avvicina a lei per avere in questo delle soluzioni? Sì, i fiori di Bach hanno un'azione sia a livello emotivo, ma soprattutto a livello emotivo, e chiaramente, come è venuto fuori appunto da questo dibattito, i problemi che sono legati all'alimentazione sono, diciamo, principalmente legati anche a problemi di tipo psicologico, e fiori di Bach agiscono proprio su questo, quindi non vanno ad agire direttamente sul inibire lo stimolo della fame, ma vanno ad agire a livello psichico, per cui una persona, per esempio, che tende alla bulimia, una volta quindi analizzato i motivi per cui questa persona quindi si è avvicinata a questa esigenza di consumare il cibo in maniera esagerata, il fiore di Bach va ad agire su quelle emozioni e agendo su quelle emozioni le riporta in equilibrio, e quindi di conseguenza anche lo stimolo della fame poi diventa una cosa più gestibile. Con diciamo i prodotti invece naturali si può andare ad interagire proprio più come una semisorta, diciamo, di farmaci naturali. Tantissime persone, per esempio, utilizzano il glucomannano, che sono delle fibre che vanno praticamente a inibire lo stimolo. Danno il senso di sazietà, e quindi chiaramente poi ci sono anche tantissime sostanze, quelle ad effetto ad effetto diuretico. Quindi, che ne so, uno può utilizzare, spesso viene utilizzato la betulla, no? Perché la betulla drena e quindi aiuta praticamente nell'eliminazione, e così tantissimi altri prodotti. È assolutamente giusto, perciò alla dietologa io posso dire, alla nutrizionista posso dire, facciamo bene a iniziare ad esempio con un bel piatto di verdure ai nostri pasti, perché questo in teoria dovrebbe assolutamente aiutare, no? Dare un pochino di senso di sazietà e magari evitare di abbuffarsi con altre cose. Quali sono le regole proprio di base, anche da insegnare ai bambini, le regole di base per dire il cibo è qualcosa che serve per metterci in moto, non ha un'altra funzione? Allora, il primo esempio che spesso e volentieri faccio alle lezioni di educazione alimentare che faccio ai bambini è proprio quello di cui stavamo parlando prima, ovvero noi siamo come una macchina, che funziona con il carburante. Se non ci mettiamo il carburante nella macchina, la macchina non parte. È la stessa identica cosa, perché spesso e volentieri parto con la domanda chiedendo ai bimbi: la fate colazione la mattina? E tante volte tutti no, e le maestre ovviamente si lamentano del fatto che i bambini vengono a scuola, hanno fame, hanno sonno, non stanno attenti. Posso fare
Certo. Domanda in questa cosa specifica, certo. Perché tanti bambini rifiutano quello che è la nostra consuetudine alimentare, cioè il latte, il biscotto, eccetera. Molti bambini magari vorrebbero mangiare qualcosa di salato. Si può fare questa cosa? Cioè la mattina i bambini possono mangiare pane e prosciutto con tranquillità? Ma certo, sicuramente, anzi, forse addirittura una colazione anche migliore forse del latte e biscotti. Quindi ecco, la colazione salata andrebbe benissimo. Che sia colazione, perché se ci pensate le ore che passano, che trascorrono dalla cena fino alla colazione, è l'arco di tempo più lungo per il quale noi non mangiamo. Quindi la colazione, quando si dice che è fondamentale, è vero. E comunque ecco, come diceva lei all'inizio, ovvero quello del piatto di verdure prima del pranzo o della cena, le verdure sono ricchissime di fibra oltre che di vitamine e sali minerali, quindi la fibra, come si diceva prima, anche come per altre sostanze, danno senso di sazietà e quindi di conseguenza ci permette poi di riempire già una zona importante dello stomaco e poi mangiare meno altri tipi di cibi che sono un po' più dannosi, soprattutto per quanto riguarda la sera a cena, e spesso e volentieri la maggior parte di noi tendono ad abbuffarsi, considerato il giorno a pranzo mangiano, la maggior parte delle persone che lavora fuori mangia un panino velocemente e via. Quindi ecco, quello sì, è un buona A proposito del cereale, poi non dobbiamo neanche affrontare l'argomento del goccino di liquore che molti si fanno la sera, no? Perché ma molte persone non sanno di essere alcolisti, perché alcolista è la persona che con metodo consuma alcol tutti i giorni, mi sbaglio? L'alcolizzato è quello che va in overdose, per così dire, ma l'alcolista è quello che senza l'amaro dopo cena non può stare, ad esempio. Perciò dovremmo affrontare in un'altra puntata interamente la problematica dell'alcol, dell'abuso dell'alcol, mentre il nostro bel bicchiere di vino Il bicchiere di vino, soprattutto quello rosso, diciamo, quello buono rosso, va benissimo. Mezzo bicchiere, un bicchiere a pasto, mi raccomando, non esageriamo, perché comunque ecco, anche con quello con accortezza, sempre a stomaco pieno, mi raccomando, però un buon bicchiere di vino rosso, di quelli validi, sì, senza dubbio, quello fa altro che bene, ricchissimo di antiossidanti, quindi va benissimo, ecco. E i fiori di Bach ci aiutano anche in altre situazioni, in contesti diversi. Noi abbiamo parlato di disturbi alimentari, però possiamo anche pensare che magari o da giovanissimi o da anziani potremmo avere bisogno, in un certo senso, di un sostegno, perché il nostro corpo cambia. Quando siamo adolescenti abbiamo bisogno veramente di una spinta di un certo tipo, e quando siamo anziani invece dobbiamo avere una cura di noi che è totalmente diversa. Come ci regoliamo in questo? Allora, i fiori di Bach hanno il grande privilegio di non avere effetti collaterali, quindi possono essere dati a bambini, anziani, adulti, a donne in gravidanza. Questo perché ricordano molto da vicino gli omeopatici. C'è una differenziazione, perché mentre l'omeopatico è stato già accettato dalla medicina, sì, e quindi i fiori di Bach, non ci sono stati degli studi che hanno messo comunque in evidenza che il loro effetto. Però la testimonianza è data dalle tantissime persone che stanno usando questi fiori, non solo chiaramente in Italia ma in tutto il mondo, e che hanno avuto dei grossi benefici. Ora, i fiori di Bach possono essere assunti per qualsiasi tipo di problematica, soprattutto problematiche che sono legate a depressioni, ansie e chiaramente patologie importanti, così come, diciamo, non è che vengono risolti con i fiori di Bach. E, con i fiori di Bach si dice che vengono usati anche a livello transpersonale, cioè si utilizzano nelle creme, per esempio, per problematiche che sono legate all'artrosi, alle artriti, alle dermatiti atopiche, e ora non mi vengono in mente tutte, comunque a tante patologie, tante problematiche, via. E non hanno appunto, come ripeto, effetti collaterali,
e quindi diciamo che non hanno non agiscono con il meccanismo farmacorecettore, ma semplicemente con il principio vibrazionale. E quindi proprio per questo, dalla testimonianza, come ripeto, di tantissime persone, un numero sempre crescente di persone, si sono visti dei grandi miglioramenti proprio a livello di superamento, per esempio, di paure, funzionano molto bene in casi di incertezze, persone che sono insicure, persone, per esempio, che vivono un tormento interiore, no? Questi sono i fiori principali. Poi vabbè, qui il discorso sarebbe talmente lungo. Sì. Sì, certo, certo. Approfondiamo fra non molto. Ricordo che chiunque volesse i riferimenti delle nostre ospiti può andare sul nostro sito www.sienaweb.tv e lì trovare, prendere spunto e magari fare richieste per avere contatti diretti con le nostre ospiti che sono presenti stasera. Allora, abbiamo uno sponsor, Jessica, eh? E ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua. Eccolo, mi avvicino. Essenza. È un punto di riferimento per tutti coloro che si dedicano al proprio benessere in modo consapevole. L'erboristeria Essenza offre una vastissima gamma di prodotti cosmetici per la cura e il benessere di tutta la famiglia. Oltre alla cosmetica, l'Essenza ha un reparto molto fornito di prodotti fitoterapici, erbe officinali, tutte rigorosamente biologiche. Marche importanti come l'Erbolario, Fitomedical, Prodeco Pharma, Cosmetici Lepo e non solo. Tisane sfuse e confezionate. Tutti i prodotti hanno la garanzia del senza nichel, parabeni, SLS, petrolati. Inoltre consulenze, trattamenti e massaggi, con competenze professionali continuamente aggiornate. Collaborazione importante con la cartoleria Mini Market di San Rocco a Pilli, dove è possibile ritirare i prodotti precedentemente ordinati telefonicamente o attraverso la pagina Facebook o il sito. A partire da marzo, una domenica al mese, l'erboristeria Essenza sarà presente in cartoleria con un corner promozionale dove troverete ogni volta promozioni e novità cosmetiche. Inoltre ricevono su appuntamento presso l'erboristeria professionisti e consulenti nutrizionisti e naturopati. Chiedeteci informazioni allo 0577 165712 52. Erboristeria Essenza, via Massetana 3, Rosia Sovicille, Siena. Ok, abbiamo parlato di rimedi naturali, perciò la nostra erboristeria era uno sponsor assolutamente coerente con la nostra puntata. Una domanda ancora alla dottoressa Zecchini. Io prima ho accennato all'alcol, lì le problematiche psicologiche probabilmente sono ancora più importanti, soprattutto credo che anche lì molto spesso si sottovaluta il problema, anche quando nasce. Adesso in particolare i giovani usano moltissimo alcol, tanta insicurezza di fondo e poi anche un fatto sociale proprio, un atteggiamento sociale. Sì, qui si ritorna un po' veramente all'inizio dove si diceva quando il cibo diventa un motivo sociale, no? Ci sarebbe da fare un lungo discorso sui ragazzi che bevono, ci sarebbe da farsi delle domande soprattutto tipo perché diventa un motivo di passare il tempo, per esempio, mi viene da pensare, senza andare su cose molto più profonde, poi si può fare una lettura anche più profonda. Mi viene anche da dire che cosa offriamo a questi ragazzi oggi perché debbano trovarsi a bere, perché non ci sono alternative, chi non ha dato alternative ai ragazzi, perché in fondo se una cosa è un problema sociale, vuol dire che la causa va ricercata nelle origini della nostra società, senza dubbio. Sì, perché è troppo facile dire i ragazzi bevono, sì, ho capito, ma se non bevono cosa fanno? Cioè, da un lato. Dall'altro lato, credo che si debba chiamare in causa, se parliamo di ragazzi, se parliamo di adulti poi è un altro tipo di discorso. Credo che si debba anche chiamare in causa, per esempio, l'educazione scolastica. E allo stesso tempo anche di nuovo la famiglia, perché voglio dire, i ragazzi crescono e apprendono, non è che sono già pieni di sapere.
intorno ai ragazzi hanno gli adulti, e quindi secondo me sono gli adulti che devono imparare a gestire e a cambiare. Io dentro di me ho un'idea, non so se è sbagliato o no, credo che alla base di tutto questo ci siano delle grosse solitudini intrafamiliari che poi a catena si ripercuotono in tutto il ciclo successivo. Forse bisognerebbe ricominciare di lì, bisognerebbe ricominciare dalle famiglie, dai valori e forse anche da più amore dentro le famiglie. Io mi chiedo se qualche volta noi diciamo mai bravi ai nostri ragazzi. E insomma, qui un brivido c'è sempre, perché purtroppo siamo tutti molto molto responsabili. E dico purtroppo perché frequentemente poi queste assenze nascono dal fatto che conduciamo una vita che è ai confini della realtà. Cioè io difficilmente conosco persone che hanno veramente tanto tempo di qualità da dedicare ai propri figli, perciò un po' di responsabilità ce l'abbiamo veramente tutti quanti. Ringrazio molto le nostre ospiti di stasera, è stata una bellissima puntata, perciò grazie alla dottoressa Antonella Meini, grazie alla dottoressa Caterina Vigne e grazie tantissimo alla psicoterapeuta, la dottoressa Monica Zecchini, che sono state qui con noi questa sera. Abbiamo toccato degli argomenti molto molto importanti e alleggeriamo un attimo questa nostra puntata di Grazie a Dio è venerdì con la nostra musica, e perciò io vi saluto tutti e passo la parola alla nostra Jessica, che presenta Francesca, la voce di stasera. Sì, torniamo dalla nostra Francesca Shiver in arte. E, mi dicevi, quali sono i tuoi cantanti preferiti? Annie Lennox, sicuramente, Enya, poi musica italiana, ascolto molto Battiato, Alice, un bel po' di roba. E da quanto è che canti? Ho iniziato a prendere lezioni di canto e chitarra a 14 anni. Ah, quindi suoni pure? Sì, sì, mi accompagno durante i live e ho iniziato a scrivere canzoni nel 2015. Bene, e ora ci fai sentire Falene, che è un brano in italiano? Sì, 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 è un brano in italiano, è sulla ricerca della felicità. Un tema interessante, direi. Bene, ti ascoltiamo. Per le vie della notte, a fantasticare su un milione di realtà alternative, eppure ho tutto. Ho riempito la mia casa di oggetti di dubbia utilità. Pensavo fosse un modo per raggiungere la serenità. Cerco nei passanti una risposta al mio tormento. Incrocio sguardi spenti di milioni di falene, ingannate dalle luci e dai colori dei passaggi pubblicitari, rincorrono confuse parvenze di felicità. Resto immobile, la nebbia annulla un'indicazione. Trovare in noi quell'alito di vento e in un battito d'ali planare leggeri sul mondo. Giocarsi l'esistenza in scommesse per il potere, illudersi magari di poter rallentare il tempo. Affannarsi mille anni per rincorrere futilità e dare sfogo all'infelicità con atti di sopraffazione. Resto immobile, la nebbia annulla un'indicazione.
passione, trovare in noi quell'alito di vento e in un battito d'ali planare leggeri sul mondo. Volare sui sussurri delle ombre e non temere mai di guardarsi dentro, dipingere paesaggi alternativi, recuperare sulla luna ciò che è perduto, tornare a sognare in queste vie. Ringraziamo Francesca Raffagnino. Grazie. Per la tua partecipazione. Dove ti possiamo trovare su Facebook? Su Facebook ho il nome, mi cercate, chiocciola Shiver Music. Perfetto, allora mettiamoci tutti un mi piace e vi salutiamo alla prossima settimana con Grazie a Dio e Venerdì, con un nuovo ospite. Thank God it's Friday.